Ci troviamo oggi a San Francesco al Campo per il 60° anniversario di fondazione dell'Ardor San Francesco, una delle società calcistiche del territorio più importanti. Qui con noi abbiamo il sindaco Sergio Colombatto, al quale rivolgiamo un saluto e chiediamo un commento su questa giornata. Oggi è una giornata molto importante per San Francesco, oltre che per ovviamente la società Ardor che compie 60 anni, in un ricordo importantissimo di un uomo che per noi è stato fondamentale nella società e nella crescita di San Francesco, soprattutto la Borgata Madonna, che è Don Bonetto. Questo ricordo ovviamente è un ricordo che rimane vivo e presente in noi e soprattutto si vede in questa stupenda associazione che continua a lavorare con il suo spirito, sempre quello di dare molto alla gioventù e quindi coinvolgendo i ragazzi più giovani, dando come scuola di calcio ma anche una scuola di vita. 60 anni non sentirli, qual è il motore trainante di questa società di San Francesco? Ma io credo che siano proprio gli insegnamenti di Don Bonetto, cioè quello, questa scuola di vita che dicevo prima, che in qualche modo passa dal campo di calcio, dagli allenamenti, dall'impegno e dalla continuità e dalla costanza, da quello che poi è diventato anche il nome della squadra, che prende sicuramente da quell'ardore che avevano i primi nel 1958 quando hanno cominciato questa avventura che ho la certezza che non finirà. Aldo Muratto, presidente dell'Ardor attuale, da 50 anni qui in società, quale emozione è oggi a festeggiare il 60° anno? Ma diciamo intanto tornare un po' giovani, no? Perché in questa occasione uno ricorda anche la gioventù quando ho iniziato nel 64, ovviamente come giocatore, come portiere, non come dirigente. E poi il fatto di poter oggi, diciamo, mettere in pratica quello che è stato un rapporto con l'Ardor che a livello di amicizia è continuato per tutti questi anni, anche se ci sono stati dei momenti in cui non ero un dirigente della società ma ero un frequentatore della società degli amici. E vedere che dopo questi anni, oggi si fa questa giornata, spiace che non ci sia Don Bonetto, ma noi facciamo finta che sia ancora qua con noi, direi che è un motivo di orgoglio per tutti quelli che hanno fatto questo percorso. Quale importanza ha avuto Don Bonetto per la storia dell'Ardor? Ma intanto si parla sempre di gruppo, lui è stato un maestro, quello di creare un gruppo, difatti all'inizio non si chiamava Unione Sportiva Ardor ma si chiamava Gruppo Ardor, e questo gruppo oggi c'è, e quindi la sua cosa essenziale era questa sua capacità di mantenere il gruppo e con i valori che lui voleva. Ecco. Dario Capra, una delle pietre miliari di questa società. Sì, sono qua da sempre e adesso hanno voluto riconoscermi questo mio impegno, forse sono state troppo brave, ma questo mi carica anche di responsabilità nel continuare a fare quello che ho fatto finora, cioè impegnandomi sempre di più per onorare e dare l'esempio ai più giovani che frequentano l'Ardo. Gabriele Raudo, lo storico capitano, come ha definito prima il dottor Muratto. Sì. Sono veramente emozionato, ringrazio per questo riconoscimento, anche se l'avrei dirottato al presidente, perché il presidente merita forse più riconoscimento di quello che merito io, diciamo. Io non dico ho fatto il mio tempo, però cerco di portare la mia esperienza, di essere utile ancora con l'attività che svolgiamo, e cerco di, da presidente onorario, diciamo, di dare il mio apporto in tutti i posti dove c'è bisogno, ecco, in poche parole. Voi che siete proprio le pietre miliari della società, quanto è stato importante Don Bonetto per voi? Ma Don Bonetto è stato molto importante perché ci ha trasmesso soprattutto l'entusiasmo, e non è facile oggi trasmettere entusiasmo. E entusiasmo però voleva dire anche sacrificio, e facevamo delle cose che non so, mi chiedo adesso come si farebbero ancora a fare, però lui ce le metteva davanti, bisognava realizzarle, e è stato molto importante proprio perché con gli esempi, non solo con le parole, Don Bonetto è stato importantissimo per noi, come, perché poi era un prete che pretendeva molto. Quando uno prendeva l'impegno, guai a non mantenerlo. Lui era uno che era preciso. Quindi
dobbiamo solo ringraziarlo. Ci sarebbero dei fatti particolari da raccontare di Don Bonetto, perché era anche un grande appassionato di montagna, le cime qui attorno dalla Qualcuneo alla Valle di Lanzo sono state fatte tutte, ne mancava una, il Gran Paradiso. Il Gran Paradiso 4061 metri, questa è un'avventura, 4061 metri, un giorno disse la dobbiamo fare, eravamo nel 57, Dario aveva 13 anni, andò, ci comprò i ramponi, noi comprammo le scarpe, partimmo su una Vespa, in quattro, Dario in piedi, così sulla Vespa, gli altri due dietro con i borsoni, siamo andati fino a Locana in Vespa, in quattro in Vespa. Da Locana poi abbiamo lasciato la Vespa, abbiamo proseguito per il rifugio Vittorio Emanuele, che era la prima tappa, abbiamo dormito lì e poi al mattino siamo andati su al Gran Paradiso, 4061 metri. Pensate, è un avvenimento raro, eravamo nel 57, Dario aveva 13 anni, un ragazzo di 13 anni che scala i 4061 metri, eppure Don Bonetto era un appassionato di montagna, con rampone e fune abbiamo fatto questa scala.